Noi abitiamo città fondate o rifondate o battezzate dai romani, percorriamo strade tracciate dai romani, parliamo una lingua che deriva da quella degli antichi romani. Roma ha ispirato tutte le arti, l'architettura, la pittura, il cinema, i fumetti. Repubblica si dice così in tutto il mondo, come senato, come popolo, come libertà, come giustizia. Attraverso un racconto pieno di dettagli e curiosità, Aldo Cazzullo ricostruisce il mito di Roma partendo dai personaggi e dalle storie ed arrivando alle idee e ai segni. All'Auditorium Carum Hall di Arezzo, il giornalista, ospite di Arezzo Science Lab, ha raccontato il suo libro Quando eravamo padroni del mondo. I romani fronteggiavano le stesse questioni che abbiamo di fronte noi adesso, l'immigrazione, la guerra permanente. E l'impero romano può essere ancora fonte di ispirazione. E se oggi noi preghiamo Gesù, se il Papa è a Roma e se l'Occidente è cristiano, è perché Roma diventò cristiana, nel modo che Piero della Francesca ha affrescato qui ad Arezzo. Il giornalista ha poi dichiarato il suo amore per la città di Arezzo. Mi fa molto piacere tornare ad Arezzo, anche perché qua ho girato una parte di una giornata particolare, quella su Costantino, perché penso che gli affreschi di Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco d'Arezzo sia una delle cose più belle che ho visto in tutta la mia vita, in tutto il mondo. E quindi è stata l'occasione per rivedere e far vedere agli spettatori italiani, quelli che erano interessati, il sogno di Costantino, la leggenda della vera croce, ma anche il crocefisso, che è molto più antico. Insomma, Arezzo è una città meravigliosa. Forse non è così conosciuta come meriterebbe, è una città turistica ovviamente, ma potrebbe e dovrebbe esserlo di più. Non so se gli aretini ne sarebbero felici, ma io di sicuro amo moltissimo Arezzo, come amo la Toscana, anche perché l'idea dell'Italia è nata qui, è nata tra Roma e Firenze, e Arezzo è sulla strada.